Benvenuti in una nuova puntata di Reazioni da doppiatori. Ospite Shade e Frecht. Ma è una puntata un po' speciale questa, perché avendo noi ospite un musicista e un doppiatore, uniamo un po' questa cosa e andremo a reagire a dei doppiaggi inerenti al mondo musicale o ai talent che si cimentano nel doppiaggio, mentre Frecht sarà da Perno. Sì, Perno a volte, oggi particolarmente. Per non dire altro. Pernottamento. Esatto. Iniziamo. Oh, vedo una cosa bella, vedo i Simpson. Be honest with your partner about what you're feeling. I don't want to waste any more time in a mismatched marriage. Love your spouse in a positive way. Well, I'm positively sick of her. Interesting. Buck, you've got a beautiful woman with a hot body that any man would fantasize about, even while making love to his own Marge. Aww. Buck, would you mind signing a couple of baseballs for my boy? Yeah, sure. Sappiamo, ora Andrea, come andremo a vedere, che in italiano sono dei talent, ma sarei curioso di sapere se anche in originale lo sono. E se lo sono, sono bravi però. Lei mi ricorda la voce di Mila Kunis. Questa invece la voce di Marge in inglese è qualcosa di irritantissimo. Beh, per fortuna sì, che in italiano. Sono l'attrice Mandy Moore e Stacy Keach, che è un... Sarà un atleta. Mandy Moore che è stata insieme al JD di Scrubs. Ah, ok. Aspetta, allora. Però Mandy Moore è stata attrice di Scrubs per due puntate, quindi ha fatto anche l'attrice. È un talent che però recita. Sì. In America fanno così. Vai, vediamo in italiano. Voglio perdere più tempo con un matrimonio mal assortito. Voglio perdere più tempo. Provate a vedere le critiche del partner in maniera positiva. Mi sono rotto il cazzino. Non mi piace che le sue parti femminili vadano in giro per tutti gli schermi. Interessante. Buck, tu hai una donna strafica con un corpo ballerino sul quale ogni uomo farebbe delle fantasiucce eroticuzze mentre fa l'amore con la propria Marge. Oh, grazie, Homer. Forse dovremmo fermarci qui. Ottima idea, tesoro. Buck, ti dispiace firmare un paio di palle per mio figlio? Ah, sì, certo. C'è un errore. Ti dispiace firmare? Sì, certo. Ah, sì, è vero. Io mi ero soffermato sul paio di palle, che secondo me non è per niente casuale. No, quello non è casuale, come tutto l'adattamento che ha fatto a colla su Homer, che ha ideuzze fantasticuzze e tutte queste cose. Beh, qui che sono geniale. È suo. Sì, ma è un genio. Posso dire una cosa romantica? Vai. Certo. Non mi sono neanche concentrato sulla bruttura dei talent, talmente era bella la voce di Tonino Accoglio. Su questo è vero. Però possiamo dire che non ha una gran voce Totti, ma qui sembra scazzato. Adesso non so di chi è la colpa, se è una scelta... La Blasi ha usato un po' troppe doppie, però mi fai risentire l'ultimo pezzo. Buck, ti dispiace firmare un paio di palle per mio figlio? Ah, sì, certo. Hai ragione. Direttore di doppiaggio, ragazzi. A me queste cose mi mandano in gangheri, no? Sai quelle cose? Perché la consecuzione, il doppiaggio è una roba che io ci vado maniacale. Anche ma invece l'intenzione, perché è così svogliato? Cioè non sembra neanche Totti. Ma perché al microfono, quando si doppia, e Vito te lo può confermare, serve molta energia. Devi metterci il doppio di quello che metteresti normalmente, specie in un cartone animato dove tutto è esagerato. Tony Sansone, che è scuola romana, che ci fece un seminario, mi disse proprio, c'era il poliziotto che doveva aprire sta porta, non si apriva, e io facevo il gesto, lui mi fa no, di più, entra lui, caccia un urlo, ho detto ma no, esagerato, ho guardato il video, perfetto, e quello è il trick, devi metterci di più energia, non sapevo. Energia, non, volume, sì. non volume. Energia. È quello mordente. Che insegno sempre anch'io, mordente. Sembra il nome di uno snack, mordente. Però io vedi, e invece io mi sono perso in questa cosa qui in questa puntata avevano problemi di coppia, quindi sì. Quindi i Simpson hanno previsto anche questo. Esatto. Ci credo. Posso dire 400 puntate, adesso anche non farla apposta, prevedi qualcosa. Dici qualcosa, lo prevedi. Solo 400? Forse sì, sui 300 più, 400, siamo sui 400, adesso non lo so, sparo un numero, potrebbe essere. Sarà, non pensavo di più. Nei commenti scrivete quanti numeri sono. Ragazzi, questa clip è speciale perché ovviamente è riservata soltanto agli abbonati. Per poterla vedere, cliccate sul tasto abbonati, che potrebbe anche essere il tasto abbonati, e potrete così vederla e gioirne. La clip ovviamente è tratto dalla fabbrica di cioccolato. Non so se è quello vecchio, quello nuovo, quello di ieri. Se volete sapere quale dei tre film della fabbrica di cioccolato sto parlando, abbonatevi. Vai, andiamo avanti, vediamo la prossima clip. Ammazza il filmone. I shall see you every day. Feel the looseness of the jaw. How do you feel? Full of hot air. Isn't that what public speaking's all about? And slowly exhale, and down comes her... Diaframma, ragazzi, diaframma. All right, Betty. You're actually quite good fun. Jack and Jill.
Went up the hill. Went up the hill. Now just wait. Perfect. Che figata la logopedia fatta in questo modo. Guarda, sto film qua, ho chiesto di mettere questa clip ai ragazzi del Best Band perché banalmente io che ho questa voce orribile mi sono sempre chiesto, ok va bene, i doppiatori fanno la scuola per doppiare, ci sono esercizi che possiamo fare anche noi persone normali, perché in questo film c'è un re che deve fare un discorso e balbetta e si va a dare una mano per migliorare proprio parlare. Ci sono tanti esercizi, per esempio io una cosa che consiglio sempre a tutti, anche agli allievi che ho quando capitano nei miei masterclass, è l'articolazione, che è fondamentale. Ora qui abbiamo visto che è maestro dell'articolazione anche in velocità. Tu che esercizi fai? Che esercizi? Quello con la penna o con la matita, la metti in bocca, scandisci. Lo faccio anche quando registro il freestyle o alcuni extra beat, mi aiuta perché le parti sono velocissime e difficili. Però tu non hai una brutta voce. Cioè, secondo me non è una brutta voce. No. Lui ha anche una bella voce con il Firth. Adesso non so chi lo doppierà in italiano, lo vedremo dopo. Tanto però con il Firth parla italiano. Parla anche italiano. Ha una bella voce lui, quindi non è la questione di voce, è farsi capire. Tipo, se vedete i primi episodi, i doppiatori reagiscono, si capisce metà di quello che dico. Beh, in questo film, tra l'altro, lui ha dei problemi a parlare in pubblico. Quindi lì si va oltre il disturbo o comunque la difficoltà di pronuncia di qualche parola. Lì è proprio una cosa mentale. Infatti vedi che gli fa degli esercizi dove gli fa sciogliere molto, lo fa rilassare tantissimo, perché molte volte il blocco della voce viene dalla tensione. Le corde vocali alla fine sono come uno strumento e se ti viene l'ansia e le rovini. È come quando ti alleni in palestra sulle ultime ripetizioni, sai che fai i propri versi, quello te le spacca le corde vocali perché sei tutto in tensione. Sono innaturali quegli urli lì e... Quindi i tennisti fanno non dovrebbero farlo, visto che sì. Non sono totalmente in tensione, è uno scarico. È più, il tennista è più un marziale, un'esternazione dell'aria, diverso. Però fare quello fa, quello t'ammazza. Perché sei in tensione e sforzi le corde vocali. È per questo che la palestra fa male, ragazzi. Basta palestra. Bene, sentiamo sentiamo l'italiano. Io vi vedrò ogni giorno. Sentite come è sciolta la mascella. Bene, piccoli balzi, balzi, spalle sciolte. Come vi sentite? Pieno di aria calda. E parlare in pubblico non è proprio questo. Stai bene, Bertie? Sì. In effetti è divertente. Ora oscillate. Perfetto. Vedi anche il fatto dell'oscillazione che gli fa fare lì, gli fa dire una poesia muovendosi, facendolo oscillare. È quasi come se tu facessi una registrazione delle emotività del corpo, no? Se tu impari una poesia facendo un determinato movimento, ripetendo quel movimento ti torna in mente la poesia. Quindi lui, facendogli fare quel movimento, lo fa rilassare. Infatti si vede che poi lui sul patibolino fa quel movimento lì per potersi rilassare. Perché lui si ricorda quando l'aveva fatta bene con quel movimento, ricordandoselo si tranquillizza e si ritorna. Ah cavoli. Bene, anche se lo ricorda è proprio automatico. Sì, sì, il corpo registra. Il cervello fa tutto in automatico. Poi dicono che i tic fanno male, vedi? Sembrano troppo così. È tic, cioè, una specie di tic. Ogni volta che fa la poesia fa così, no? Non è un tic, il tic è involontario. Ah, ok. E dare una gestualità. Io mi capita con i freestyle, gli ultimi che faccio, che li scrivo, li registro e faccio subito il video, che non li so subito a memoria. E quindi mi associo dei gesti alle barre, mi vengono in mente le barre se faccio il gesto. Sono tanti piccoli ganci che ti dai. Sull'adattamento di questa scena? Molto dinamica, i versi sono in originale. Si sente, poi vabbè, c'è Vairano. Quali difficoltà possono aver avuto? Ma qui non particolarmente. L'unica cosa bella che si può dire di questa scena nel doppiaggio italiano è che sicuramente i doppiatori in sala hanno fatto tutti gli stessi movimenti che fanno gli attori che vediamo, per tutti esattamente gli stessi, sia questo che anche quello della Vispa Teresa quando girano le braccia, li hanno fatti pari pari. Come fai a dirlo al 100%? Come fai a esserne sicuro? Lo so, faccio questo mestiere da quasi 20 anni. No, lo so, però ti posso dire che per far uscire quella cosa così giusta hanno fatto. Questa cosa qui noi spettatori non è che ci arriva mai, quindi è bello saperlo, capito? No, infatti certo è giusto. Ora, in questo caso, che sono delle scene che ti permettono di fare, ovvio, non è che se in una scena uno spara, quello certo spara. Che poi tra l'altro ha anche senso, perché l'esercizio serve per coadiuvare la voce, quindi è proprio funzionale, sembra fatta apposta per essere doppiata. Tutte le volte che posso accompagnare con il gesto quello che fa il protagonista cerco di farlo. Certo, perché quando doppiamo comunque oltre la voce non ci vediamo, ma noi col corpo ci muoviamo lo stesso. Io corro, cioè sul posto, perché poi non può, ovvio che se fai un passo si sente, quindi devi fare così, no? E cerchi di emulare, insomma, in qualche modo ti aiuta. Devi avere il tempo per, cioè deve essere un prodotto che non ti dicono dai sbrigati che abbiamo altre scene. Serve il tempo. Boom ragazzi, sono nella sede di Prozis, più precisamente nell'area e-sports. Sì, perché Prozis non si occupa solamente di fitness, ma di sport a 360 gradi.
Qui è dove si riposa la nazionale brasiliana di Counter Strike, il Legacy. E vabbè, qui potete farvi un'idea, ma ora vi faccio vedere dove si allena per 10-12 ore al giorno. Questa è la sala dove stanno in preparazione e questi sono gli accessori Prozis, tipo il mouse da gaming di alta precisione, la webcam, tastiere, tappetini per il mouse. Insomma, col codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto. Supportiamo gli sports. Cosa abbiamo? Cars 2. Lightning McQueen! Buonasera! Nice to meet you, Francesco. Yeah, nice to meet you too. You are very good looking. Not as good as I thought, but you're good. Excuse me, can I get him? Anything for McQueen's friend. Miss Sally is gonna flip. About your open wheel. Francesco is familiar with this reaction to Francesco. Women respect the car that has nothing to hide. Yeah, Let us have a toast. Chi è in originale? È John Turturro. Ma wow, dai, ma lo fa da Dio. Ma lo fa da Dio, c'ha una pronuncia perfetta. Vabbè, lui recita anche in italiano, ha fatto anche un film con Michael Bui, cioè nel senso, quando uno è bravo si vede. Sentiamolo in italiano. Vorrei presentare Saetta McQueen. Buonasera. Lieto di conoscerti, Francesco. Il piacere è tutto mio. Sei un bel uaglione. Non è mio livello, ma bullillo. Posso fare una foto con lei? A disposizione dell'amico di McQueen. Quando lo vedrà, Sally farà testa foto della gioia. Non fa che parlare delle sue ruote scoperte. Francesco è abituato a queste reazioni. Francesco è un brillantone. Alle donne piace un'auto che non nasconde nulla. Sì, è bravo, però. È stato bravissimo, eh. Però questa la chiamo la sindrome dei Soprano. Quando in un film c'è un italiano e lo traduco in italiano, diventano tutti napoletani. Cioè, in Soprano arrivavi da Bergamo, arrivavi da Napoli, arrivavi da Roma, uè, Tony, tutto a posto. Cioè, è sempre così. Questo si chiama sopranizzazione. Sì, funziona così, è normale. Peppe, cosa ne pensi? Peppe, cosa ne pensi di questo film? Logico, sì, sì. Si vedono solo le ruote, non si vedono i piedi, però va bene uguale. Ma tu le lancheresti le ruote? Solo ruote di auto femmine. Ah no, giusto. Tipo la berlina, esatto, la Panda, la Peugeot, la Giulietta. Però è stato bravo Siani, eh. Bravissimo. Vedi, quando utilizzare un talent funziona, perché il talent va messo nel contesto giusto. Esatto. Tu hai fatto il talent. Sì, 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 ho fatto questa cosa e mi sono divertito molto, più che altro essere diretto da Marco Mete, che insomma, Daffy Duck, ogni 3x2 gli rompevo le palle, cioè, dai, mi fai un po' Daffy, per favore, perché comunque è Space Jam, in cui tra l'altro anche solo Roger Rabbit, cioè, però c'è un talent in Space Jam che secondo me è molto sottovalutato, che è Simona Ventura. Nel primo Lola Bunny, vero. Ci sta. Non se ne manca accorto, ti posso dire che io non me ne sono accorto, che era Simona Ventura. Quella è la cosa migliore che poi. Perché ti stavi masturbando su Lola Bunny. Ragazzi, noi furri no, io ho tanti difetti, ma questo pregio no. È come quella volta che ti dicevo, appunto, che ne parlavamo offline, di Valeria Marini che ha fatto i Simpson. Cioè, se tu metti il talent nel posto giusto, non te ne accorgi neanche. Va messo nel posto e deve esserci anche almeno una base. Comunque, Siani è un attore, esatto, è un comico, sa usare la voce. Quindi, se messo sul personaggio giusto, funziona. Anche con la caratterizzazione, no? Cioè, se hai la caratterizzazione giusta sul personaggio giusto, mi viene in mente che c'era stato Frank Matano che aveva fatto in napoletano un giornalista in South Park, tipo. E gli era venuto bene, anche lì non te ne accorgevi. Perché il talent deve fare se stesso, non puoi metterlo a fare una roba troppo complicata, ma non perché magari non è capace, ma perché serve il mestiere, serve l'esperienza, servono delle abilità per poter fare il doppiatore. Ecco, già ho paura di quello che sta per venire. No, adesso. No, io invece lo adoro, non vedo l'ora, guarda. Buenos días. Ciao, mi chiamo Timo. Stavo cercando... Qualunque cosa cercassi, la stai guardando. Hai qualcosa da bere? Del tipo? Hai del succo d'uva? No. Succo di mele? No. Aranciata? Acqua? Amarena? Baci piano, pupone. Forse dopo. Pupone. Lei è Belen. Belen, sì, sì. Lui chi è? Argenteo, mi pare. Sì. Perché si sentiva che non era un doppiatore, ma si sentiva che sapeva recitare. Esatto. Perché comunque è un attore, un bravo attore, Luca Argentero, ma ovviamente per forza di cose non ha la tecnica a microfono, però si sentiva che sapeva recitare. Ma funziona mettere un personaggio famoso, anche non bravo in questo caso, fa vedere un film, sapere che c'è Belen a doppiare, c'è un fan di Belen, dice, oh, Belen sta doppiando, non vedo l'ora di andare a vedere il film che doppia Belen. Fan di Belen non è fan perché Belen parla. Bro, secondo me nessuno va al cinema a vedere un film perché c'è la voce di Tizio, a meno che non siano tipo i BTS o
comunque gente che ha una fandom talmente forte che la ragazzina va comunque a vederlo perché c'è lui, non sposta secondo me tanto. Te lo dico sinceramente anche a mio discapito, perché magari qualcuno vedrà questa cosa e dirà: ah, ma sì, non lo chiamo Shad a fare il talent, tanto non sposta un c***o. No, però è vero, secondo me non sposta niente, anzi mi fa venire solo il nervoso. A queste persone qui che mettono gente inadatta, io gli auguro di essere operati al cuore da un cartolaio, perché tanto va bene tutto, mettiamo chiunque a fare i mestieri degli altri. No, non, secondo me è veramente deve essere come prima, il personaggio giusto, il momento esatto, giusto. Devono essere tanti fattori che combaciano. Ale Franz in Madagascar, meraviglioso, mamma mia, per dire, Luca e Paolo, Luca e Paolo nelle Follie dell'Imperatore, Magalli in Hercules. Vabbè, Hercules ha un roster di talent assurdo in realtà, c'era Raul Bova che fa Hercules, Pena e Panico sono Gaspar e Zuzzurro, so, però sono tutti fatti talmente bene, sì, che certo, non ti sembrano neanche talent. Più che altro secondo me li scelgono per fare la promozione in Italia, andare nei programmi, fare le interviste sul lancio del film, e mirano molto a quanto è famoso, più una roba da ufficio stampa che da cinema vero e proprio. Però adesso io furbescamente lo metterei in una scena marginale, ci sono alcuni film che hanno una scena di 3 minuti con un personaggio, lo maestrano come se fosse. È pur vero, e questo ve lo posso confermare, che anche i talent fanno i provini. Sì, quello è vero. Sì, non vengono scelti a prescindere. L'ha passato. Pensa che hanno chiamato contro di lei, che ne so. Sì. Ah, beh, no, capito, non volevo. A volte c'è il problema che sceglie dall'America, capito? Dall'America. Quindi, magari no, vedono l'onda, la frequenza sonora e dicono: boh, sì, è uguale, sì, va bene. Ci assomiglia di più al personaggio originale. Sì. Ah, okay. Ma io non ho nulla contro Belen. Anzi, scusami se ti gosto, poi ti rispondo. No, comunque questa clip era stata selezionata da Pepe Fetish, ovviamente. Ah. E questa è molto più bella dell'altra, eh. Andiamo avanti, vai. You're intimidating? Awe inspiring? Tiny. Of course. I'm travel size for your convenience. Eddie Murphy. My real size, your cow here with that. Damn busy. My powers are beyond your mortal imagination. For instance, my eyes can see straight through your armor. Oh! Ecco, ora in italiano è un talent. È che non me lo ricordo. Vai, senti. Vai, vai, ascolta un po'. Sei... Intimidatorio? Imponente? Piccino. Certo, sono formato viaggio per tua convenienza. Se fossi a grandezza naturale, la tua buca qui avrebbe un infarto. Accuccia, Carolina. I miei poteri superano la tua immaginazione. Per esempio, i miei occhi vedono attraverso la tua armatura. Aia! Papi. La banda! Cosa da? Che mito. Cioè, ha fatto un lavorone. Sì, sì. Poi è un conduttore, non è neanche un attore lui, Enrico Papi. Beh. Sì, faceva le Candid anche, comunque, quindi con quella recitazione. Aveva una formazione. Non si sente. Bello Mulan, di cui non esiste assolutamente un live action, ci tengo a precisare. And Martin Stewart happens to be my hero. Nel Scary Movie 3. I was born with no rhythm. Dr. Phil's my uncle and I like to hang with him. I can't dance. I wear pants. My middle name's Lance. My grandma's cause my skin ain't black, but you can't talk smack cause Whitey just struck back. Tu non sai quando ho riso quando ho visto sta scena. Cazzo, sì. È geniale. Ma poi è incredibile come hanno fatto la stessa color correction di 8 Mile. Cioè il locale è uguale a quello di 8 Mile, identico. Ah, vediamo quando hanno adattato la canzone in italiano. Lo sai che Martha Stewart è il mio idolo da sempre, che in TV vende cazzate per la povera gente. Dr. Phil è un parente che mi guida per il mondo, ma non ballo. Non bianco che suda come un nero e rappa come un razzo, attaccati a sto cazzo. Massimiliano Alto che doppiava anche Eminem. Sì, in 8 Mile, è vero. Esatto. Anche se devo dire, cioè, si vede comunque che l'attore invece, quello della clip originale, è davvero un rapper, si chiama Simon Rex. Quindi sapevo le passi anche. Si vede proprio che è un altro livello. A volte vedo che, per esempio, spesso capita nei Simpson, lasciano in inglese quando c'è da cantare, oppure fanno cantare un'altra persona. Tipo, spesso te ne accorgi perché non c'è nessuna delle voci che canta quando ci sono i cori. Tipo, nella puntata di Natale, io ogni volta che sento la canzone di Natale dei Simpson, la prima puntata dei Simpson, quando prendono il cane, non c'è nessuna delle loro voci. Non so chi stia cantando. Ma a volte dipende da tante cose. Cioè, se il doppiatore in questione sa cantare. Ora, in questo caso hanno scelto Massimiliano Alto perché aveva doppiato Eminem in 8 Mile. Quindi qui hanno detto: è una citazione 8 Mile, richiamiamo Max. Fortunatamente Max è anche un signor cantante. Poi penso la parte, credo sia scritta anche in originale, non penso sia un freestyle. No, tutto scritto, no, tutto scritto. Quindi lì la adatti, la metrica e le rime. Come ti è sembrato come rap in italiano? Fico. Allora, è tanto il rap da doppiaggio, capito? Si
sente che quella roba lì. Ma anch'io quando mi fanno fare le parti rap doppiate faccio così perché è più intuitivo. Altrimenti, cioè, sembreresti un cretino. Cioè, sembrerebbe troppo finto, non so come dirti. Cioè, se sei vero, come diceva Fellini quando faceva il mare, lui faceva le riprese col mare finto. Perché dice, il mare è vero, ripreso, sembra finto. Esatto. È quella roba lì. È quella roba lì, bro. E ti dirò di più, erano scritti anche i freestyle di 8 Mile. E in alcune scene Eminem non rappava perché era senza voce. Quindi faceva solo così. A un certo punto, in una delle pause, in freestyle, uno degli avversari gli fa, sei senza voce, non sai farlo. E allora lui, nonostante non avesse voce, ha rappato lo stesso. Gli ha fatto un mazzo così. Cioè, nei contenuti speciali del DVD. E l'hai consumato, però, sì. Io sono sempre per tenerlo originale quando è così. Perché preferisco. Però se lo devi riadattare, lo devi riadattare bene. Io l'ho fatto da adattamento a una serie di MTV. Tipo MTV Spit. Mm-hmm. Ci vanno anche le celebrities. C'era andata Zendaya. Okay. Avevo riadattato tutte le freestyle battle. Tutte. Un lavoro. Mi sono pentito il giorno dopo. Però per Cristina si fa questo altro. Le ho riadattato tutte le puntate. Allora lì freestyle erano fighi. C'era le punchline. Aveva senso. Però se devi farlo fare a un adattatore che magari non ascolta rap, arriva da tutt'altro mondo, io lo terrei in originale. Questo è figo, dai. Questo è figo. È iconico, raga. Di cosa stiamo parlando? Dai? Cioè, sto cappuccio, cioè, ragazzi. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Nella canzone citano Dr. Phil, che è un personaggio televisivo americano, che però in italiano non è conosciuto. E l'hanno mantenuto Dr. Phil anche in italiano. È una specie di Maria De Filippi americano. Però che facevi? Dicevi Gerry Scotti? Appunto. Io avrei detto tutt'altro. Magari, visto che erano ancora anni in cui si poteva fare, avrei fatto una battuta sul fatto che il suo avversario è Fat Joe, che si chiama proprio Fat Joe. Piuttosto gli facevi una battuta su quello. Se proprio dovevi. Perché anch'io odio quando poi fanno riferimenti a cose italiane nei film americani, che dici, ma che ne sanno questi, cioè, di cose ancora. Non avresti messo il nome di un personaggio italiano? No. Anche se il film è una commedia, piuttosto elementare. Americano conosciuto in Italia, non so, penso Oprah, piuttosto che attori anche americani famosi. Quindi però... sei cambiato con uno sia americano ma più famoso per noi. Sì. In Ritorno al futuro, e lui si chiama Levi Strauss perché Kevin Kline non era ancora famoso in Italia. Esatto. Precisamente. Calvin Klein. Klein. Che precisamente. Io chiamo Kelvin, siamo in confidenza. Ciao, a proposito. Esatto. Ti rispondo pure a te, scusatemi, davvero. È stata una settimana, tutti. È una settimana difficile. Andiamo avanti. È la puntata musical di Scrubs. This is Dr. Cox. I'll be giving him your chart. And that's Dr. Kelso, the kiss ass of Sacred Heart. Bello, perché c'è la paziente che ha questa malattia al cervello, che sente le persone cantare invece di parlare. Quindi tutta la puntata è dal punto di vista della paziente. Stupendo. E tutti cantano. Paolo, capolavo, è il tuo sogno. Il sogno di Paolo è la puntata musical. Posso dire, è il mio incubo. Paolo, e te siamo proprio yin e yang. Però in italiano, con cast che ci ha avuto Scrubs, sarà venuto una hit. Io sono il dottor Kelso, siamo lieti del suo arrivo. Han detto che è svenuta, ma che sa il motivo? Si metta pur tranquilla, lei non sente quanto amore. La struttura è fantastica, lo toccherai con mano. Se riesce ad evitare i bagni del secondo piano. Questo è il dottor Cox, lui sarà il suo dottore. E lui è il dottor Kelso, lecchino del sacro cuore. Vabbè, ragazzi. Ma tutta sta puntata è fantastica. Ma infatti adesso c'ho il mio tacchino con le informazioni. Questa perché puntata è un tacchino? Il mio tacchino delle informazioni, perché ha vinto non solo un Emmy a pari merito con Entourage, ma è stata nominata 3 Emmy questa puntata. Non solo, è stata messa su TV Guide all'86esimo posto come miglior episodio di sempre di una serie televisiva. Ovviamente secondo me i primi 85 posti sono tutti Soprano. Però perché stranamente poi questa puntata secondo me è la puntata peggiore di Scrubs. E mi fa, no, mi fa come fa essere la puntata peggiore? È la puntata musical. Lo so, io non ce la faccio. Scusatemi, ragazzi. Per me è bellissimo, sia in inglese che in italiano. Sì. È stupendo. Carlo Reali su Kelso, cioè tutto perfetto. Anche come l'hanno riadattato qui, perché sì, l'italiano sì. Non ha le tronche, cioè non ha A, E, I, fai fatica a metterla. Invece loro le hanno messe cuore, parole che hanno proprio la desinenza finale chiusa. Eppure suona bene, bro. No, suona bene, però ogni volta che c'è la puntata musica dico, oh mio Dio, è arrivato quel momento lì. Per quello chi fa rap napoletano secondo me è avvantaggiato, perché ha le parole tronche. Le parole tronche. Tipo Clementino, Jolier, se senti i loro pezzi sembrano quasi dei pezzi americani. Perché non hanno la sillaba hanno finale. Hanno le parole tronche, quei maledetti. Fallo in pugliese. Oppure posso farlo con la voce di Peppe Fetish. Scusami, perché non fai un disco Peppe Fetish canta Shade? E ti fai tutti i tuoi pezzi cantati con... Sarebbe bellissimo. Per Natale. Cioè, sì. Proviamo a fare un pezzo tuo con la voce. Sarebbe bellissimo se in un multiverso da questo invece è Peppe Fetish che imita me. Possiamo fare Piede ma non piedissimo. Piede ma non piedissimo. Scusatemi, È una hit. Piede. Ma non piedissimo. Sì, io lo ascolterei.
Sarebbe bello. Comunque Scrubs sono 9 stagioni, giusto? Sì. Molti ti direbbero 8. Anche perché la nonna è uno spin-off, adesso parte gli scherzi. No, sono 8, perché io la nonna l'ho vista, sono 8. Non è male la nonna, la chiamavano Scrubs. Sì, è un'altra cosa. Sì, che brutto. Sono finite le clip, grazie Vito, Shade. Grazie a te, Mauro. Frecht, è sempre un piacere, non mi ghostare. Non ti ghosto, a proposito, se volete sentire ancora parlare a me di film, serie TV o fumetti, ho un canale YouTube chiamato Consigli non richiesti, che è anche su Spotify, se ci avete voglia. Consigli non richiesti. Mi hai consigliato un fumetto bomba fuori onda, quindi Sì. Lavoriamo un po' sull'articolazione però, fra. Consigli non richiesti. Perché se tu vai in velocità non si era capito. Ah, davvero? Poi in grafica forse perché mettevano, è scritto ragazzi, tutto attaccato. Conigli non richiesti. Potrebbe essere un ottimo spin-off di cucina. Grazie Vito, grazie Frecht. Ragazzi, vi lascio ovviamente in descrizione, in grafica, tutti i link a cui potete trovare i canali di Shade e Frecht. E noi ci vediamo al prossimo video di reazioni da doppiatori. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.